Vita. Ancora 30 minuti col professor Michele Brignole, scienziato, ricercatore, ex primario del reparto di cardiologia dell'ospedale di Lavagna, uno scienziato molto stimato anche all'estero. Avevamo fatto la scorsa puntata una domanda ed è questa: che cosa rispondi a quando una persona ti dice sono stato ricoverato, sono stato curato in un ospedale convenzionato o in una casa di cura convenzionata, sono stato curato bene e soprattutto sono stato trattato come un re, benissimo. Che cosa rispondi? Bene, sono contento soprattutto se è una casa di cura convenzionata del Servizio Sanitario Nazionale, perché la legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale dice che il servizio sanitario è pubblico, universale, gratuito e può essere svolto in ospedali pubblici, cioè di proprietà dello Stato, oppure in ospedali privati convenzionati con lo Stato, che sono a tutti gli effetti uguali a quelli dello Stato. Con la differenza di... Ma! Però, ma c'è un ma. Purché questo sia vero. Ma non è vero. In certe situazioni sì, bisogna essere obiettivi. Certe volte lo è, certe volte lo è. Purtroppo molte volte non lo è, perché non esiste, perché affinché la legge sia applicata in senso compiuto, come nello spirito della legge, occorrono due condizioni che non sempre sono presenti. La prima, che vi sia il controllore. Lo Stato si convenziona, ma deve poi controllare. Facciamo l'esempio del Ponte Morandi. Se cade il Ponte Morandi, sicuramente è colpa della proprietà che non ha fatto le manutenzioni, ma è anche colpa del Ministero delle Infrastrutture, che doveva controllare e non ha controllato. Devi dargli, fai un contratto, gli devi dare delle regole e poi devi verificare che queste regole vengano controllate. Primo. Secondo punto, l'ospedale privato deve avere esattamente le stesse regole con cui viene gestito l'ospedale pubblico. Se, o viceversa. O viceversa. Se abbiamo un'unica legge, un'unica nazione e un'unica fonte di spesa, non si capisce perché le regole di uno non valgono per l'altro o viceversa. In realtà le regole che gestiscono gli ospedali privati sono molto, ma molto diverse dalle regole che gestiscono gli ospedali pubblici. E questo, il nocciolo è tutto qui. E si verifica questo paradosso che molti esami nel privato costano meno del ticket che si paga col Servizio Sanitario Nazionale. Assumere nel privato è molto più semplice che assumere nel pubblico. E tutto questo è più facile, più snello, meno costoso. Io volevo, a questo proposito, della sottomissione del Servizio Sanitario Nazionale alle regole ferree che ci sono della pubblica amministrazione, volevo leggerti un attimo questi documenti. Tu sai che noi facciamo tante donazioni, regaliamo tanti strumenti alla nostra ASL. Recentemente, qui ad aprile, abbiamo donato un'apparecchiatura per i bambini, un'incubatrice, un costo 18.000 rotti euro. Per donare un'attrezzatura da 10 euro come da 1.000, da 10.000, da 1 milione, bisogna chiedere la delibera di gradimento. E allora la delibera di gradimento noi l'abbiamo fatta ed è
durata, la risposta è arrivata dopo un mese. Non voglio fare delle critiche alla nostra ASL, per Bacco, ci mancherebbe ancora. Questo è il sistema. E allora dice, la prima pagina è donazione da parte del Comitato Malati Tiguglio, incubatrice. E qui descrive, in tutta questa pagina, descrive questa incubatrice. Per competenza arriva al Comitato Assistenza Malati Tiguglio, gestione tecnica, programmazione, beni e servizi. Oggetto, donazione. Il direttore affari generali accerta, vista la legge, è lì un paragrafo, vista la procedura agenziale, aziendale, è un altro paragrafo, la procedura rappresenta uno strumento, visto l'articolo 1, è un paragrafo di 10 righe, preso atto che, considerato che il Comitato Malati Tiguglio, eccetera, altre 10 righe, atteso che il direttore della espresso parere favorevole, altre righe, trasmesso scheda informativa, visti inoltre i pareri favorevoli, considerato che i beni in donazione, dato atto altresì, eccetera, eccetera, ogni volta 10 righe, ogni paragrafo, propone di accettare la donazione. Firmato direttore affari generali e direttore del bilancio. Altra pagina, il direttore generale, visto l'articolo 3, letta e valutata la proposta di, preso atto che chi propone, acquisiti i pareri favorevoli, delibera di prendere atto delle premesse e di accettare questa donazione. Ma sono 20 righe. Firmato direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario. È impossibile vivere, lavorare, essere competitivi con questa burocrazia. E questo è il nostro guaio. Se non snelliamo queste procedure, non andiamo da nessuna parte. Tu lo sapevi che c'erano tutte queste cose, purtroppo sì, ho dovuto avere a che fare con questo per molti anni. È una vergogna, no? Non. E quindi la sanità privata oggi arriva a un terzo della sanità pubblica e sarebbe attenzione, un guai. Attenzione, non fare confusione fra sanità privata convenzionata e sanità privata. Purtroppo un terzo di quello che gli italiani spendono, no, un terzo di quello che gli italiani spendono per la salute lo spendono presso strutture che non hanno niente a che vedere col servizio sanitario, quindi non sono neppure convenzionate. Queste, cioè, sono richieste di prestazioni che non sono riconosciute dal servizio sanitario, per esempio perché sono fuori LEA, eccetera. Poi ci sono invece quelle prestazioni che la ASL assegna alle strutture private convenzionate perché, dice la legge, l'ospedale, le strutture pubbliche non sono in grado di effettuare. Sono due cose diverse. Io vorrei parlare di queste qui, perché quello del privato bisogna cambiare la legge. Per esempio, il dentista. Praticamente, se uno vuole andare dal dentista, bisogna che se lo paghi. Praticamente deve pagarlo. Bene, questo è perché lo Stato non riconosce i denti nei livelli essenziali di assistenza. Quindi sì. Dice, se volete dovete pagarlo. Questo sarà da fare una legge un giorno, quando saremo più ricchi come Italia, di dire paghiamo anche le spese dentistiche. Invece, quelle prestazioni che sono previste dentro i livelli essenziali di assistenza, che dovrebbe fare la struttura pubblica, che la struttura pubblica non riesce a fare per qualche motivo, che quindi dà in subappalto al privato. Tu dici, al privato riesce a farlo meno
a un euro meno, a un prezzo minore del ticket. Il ticket dovrebbe coprire circa il 30% della spesa, vuol dire che un privato riesce a farlo un terzo di quello che costa al pubblico. In altre parole, quello che costa all'AS4, all'AS4 gli conviene andare dal privato, spenderebbe un terzo. È una convenienza fasulla questa. Questo è un gioco di Bussolotti. Sai il gioco delle tre carte? La domanda è come fa a guadagnarci ancora facendo spendere un terzo? Ci sono due spiegazioni e tutte e due sono valide, non prendere posizione da una parte o dall'altra. Una è perché il pubblico è inefficiente. Il privato è più efficiente perché non c'è la burocrazia che tu dici e per mille altri motivi che ne parleremo in un'altra trasmissione. La seconda è che per poter avere profitto la qualità della prestazione del privato è di qualità minore, oppure il privato ammortizza i costi moltiplicando come i pesci e i pani il numero delle prestazioni. Cioè io faccio una prestazione, poi ne richiedo un'altra, poi un'altra, poi un'altra ancora, per cui riesco ad avere un utile perché semplicemente ho fatto molte più prestazioni. Ma clientelismo e corruzione trionfano nel servizio sanitario e quindi... Come in ogni altra parte dell'Italia e del mondo, ma sapendo, siamo vecchi abbastanza per sapere che la corruzione, il clientelismo non si eliminerà del tutto, si tratterà semmai di mantenerla a un livello accettabile. Ma anche se togliessimo tutti gli sprechi legati al clientelismo, alla corruzione, non è questo il problema principale. Il problema principale è un problema di organizzazione. Scusami, un sistema che formo i medici e poi il medico scappa, io ho speso anni, ho pagato, ho sopportato dei costi per formare il professor Grignole, così e così, a un certo punto mi dice ti saluto e me ne vado a lavorare in un privato e tutto quello che ho speso io se lo gode un privato. Ma questo ti sembra una cosa giusta? Il professor Grignole ha finito la sua carriera per anzianità, quindi sì, l'esempio non è l'esempio adatto. D'accordo. Sono assolutamente d'accordo. L'Italia investe per formare i suoi professionisti e poi non è in grado di assicurargli uno stipendio degno, per cui molti vanno all'estero, oppure l'AS4 non è in grado di tenersi i suoi professionisti più bravi, i quali vanno a lavorare da un'altra parte. E anche qui non si può essere con le ferre legge dello Stato, bisogna che sia più elastico e bisogna. E anche qui è tutta questione di... Su questo non si può accusare però nessuno in particolare. Ma io non accuso nessuno, io prendo atto che come tutte le imprese pubbliche, anche questa sanità pubblica ha questi Il problema, intoppi. L'hai detto bene tu, è la sburocratizzazione dello Stato. Bisogna sburocratizzare, bisogna... Quanto manca? Allora, certo, questo è il nocciolo della questione, perché se non risolviamo questo nocciolo, questo Servizio Sanitario Nazionale, non lo rendiamo più agevole, perdiamo, perché quando cominciamo a perdere pezzi è finita. E allora che cosa succede? Che quando il privato diventa quasi monopolio, la qualità si abbassa e sei anche preso per il collo. Quindi bisogna fare attenzione e bisogna cercare di informare i cittadini di questo grande tesoro che abbiamo e che i cittadini
non si rendono conto della fortuna che il nostro paese ha ad avere un servizio sanitario pubblico nazionale. Ed è questo che bisogna informare, ma informare il pubblico in modo indipendente, informare la difesa di questo servizio si fa anche informando le persone, perché le persone bisognerebbe per esempio che sapessero quanto costa un intervento. Una persona non crede, non ha la percezione di cosa può costare un intervento chirurgico, non ha la percezione di quanto costa gestire una malattia. E in questo modo sembra che siano tutti doni che piovono dal cielo, ma non piovono dal cielo. E se manca lo Stato deve dare, come abbiamo detto in precedenti puntate, deve dire quanto bisogna spendere e soprattutto anche deve frenare le regioni, per cui le regioni non possono prendere posizioni in contrasto tra di loro, una diversa dall'altra. Noi abbiamo visto in questa epidemia, è stato uno spettacolo indecente. Io mi metto nei panni, ora mettiti un po' nei panni dei governanti che devono affrontare una simile tragedia. C'è da fare, perché non sai da che parte cominciare, è una cosa che non è mai successa, non ci sono esperienze, e quindi io non li voglio condannare, però ci vuole buon senso. Questa pandemia speriamo che ci abbia insegnato qualche cosa, e soprattutto l'informazione, che io continuo a insistere, non è giusta quella che è stata fatta anche con i sistemi televisivi, eccetera, eccetera. Mille opinioni, come dicevi tu, i fatti sono diversi, ognuno va per conto suo. Come puoi affrontare una pandemia di questo genere? Comunque, il Servizio Sanitario Nazionale deve sopravvivere, e le persone si devono capire i vantaggi di questo Servizio Sanitario Nazionale, che sono enormi. In questo libro il professor Garattini parla anche di anziani e dice, come lo diciamo anche noi, che servono geriatri e strutture geriatriche. Che cosa tu mi dici al proposito? Perché la popolazione in Italia, noi ci vantiamo di avere la popolazione più anziana del mondo, ma però tacciamo, non diciamo, sì che la nostra popolazione è la più vecchia del mondo, però non la più vecchia in buona salute. In buona salute non siamo ai primi posti. Anziani in buona salute siamo agli ultimi posti. Questa è una cosa da pensarla. Cosa ne dici di questo? Dico che la medicina geriatrica è una specialità della medicina che ha delle regole diverse. In persona anziana, fragile, noi dobbiamo distinguere gli anziani fit, gli anziani in buona salute, in cui la medicina degli anziani in buona salute è identica alla medicina degli adulti, dagli anziani fragili. Gli anziani fragili devono essere curati in una maniera diversa dagli anziani in buona salute. Quindi è una specialità, servono specialisti geriatri che sappiano cosa fare. La medicina
degli anziani fragili è fatta nel territorio, non è fatta nei pronti soccorsi, non è fatta negli ospedali per acuti. Di nuovo, case della salute, ospedale di distretto, integrazione territoriale. È quello che abbiamo sempre predicato noi. Ovviamente. C'è da dire anche che noi abbiamo presentato un progetto di alzare un piano all'ospedale di Lavagna e non abbiamo ricevuto alcuna, non c'è stato alcun riscontro dalle istituzioni. E questo non l'ho voluto dire, non lo posso tacere. Vabbè. Senti, una curiosità, in questo libro di Silvio Garattini parla di NNT, il numero dei pazienti da trattare affinché uno solo abbia dei benefici. Spiegalo un po' bene in parole. Però mi devi dare il tempo per spiegarlo bene. Sì. Perché questa è una terminologia medica, scientifica, e il pubblico generalista ha difficoltà a capirlo e può essere può fraintendere. Controproducente? Può fraintendere, quindi essere controproducente. Se mi dai tempo cerco di spiegarlo nel migliore possibile e se non sono chiaro mi richiedi di spiegarlo. Intanto, che cos'è tecnicamente l'NNT? NNT è Number Needed to Treat, il numero di pazienti che è necessario trattare con una terapia affinché uno ne abbia un beneficio, per esempio la sopravvivenza. Quanti pazienti dobbiamo trattare con la terapia per salvare una vita? Questo vuol dire che sappiamo già in partenza che non le salveremo tutte, che dovremo fare più terapie che non andranno a buon fine, oppure che saranno inutili, perché molte volte si fanno terapie a chi non ne ha bisogno, si fa pensando che il paziente possa beneficiare. Faccio un esempio, un number needed to treat di 10 significa che devo trattare 10 pazienti per prolungare la vita a uno di un anno o di 2 anni, ok? Si pensa che il number needed to treat efficiente, che una terapia sia efficiente quando il number needed to treat è al di sotto di una certa numero. Questo numero dipende da quanto costa la terapia, eccetera, eccetera. Per esempio, una terapia salvavita, un number needed to treat di 20-25 è considerato accettabile. Io tratto 25 persone per salvarne una. La scienza dice che quando questo number needed to treat è eccessivamente elevato, non ne vale più la pena di fare quella terapia. Attenzione, questo è un punto delicatissimo, perché si scontra col comune sentire il prezzo di una vita non ha prezzo, e invece ce l'ha il prezzo, perché è il servizio sanitario, le linee guida, la comunità scientifica, il comune buonsenso che dicono non si può trattare in maniera esagerata. I miei superiori, cioè il mio amministratore pubblico, ogni anno mi fa firmare un budget, a me, a tutti i medici, dove mi dice non superare questo NNST, perché se lo superi spendi troppo e noi quindi ti puniamo. È per quello che dicevo, fammelo spiegare bene, perché il pubblico deve capire che un conto sono i principi generali, dove è chiaro che bisogna fare qualunque cosa per salvare una vita, è chiaro che la Costituzione prevede che eccetera eccetera, poi esiste la realtà, bisogna essere pragmatici, il libro dei sogni non esiste. Bene, è chiaro finora? Sì. Adesso questo NNT è un indicatore particolarmente utile per fare i confronti. Perché tu potresti dire
È più conveniente fare questa terapia per questa malattia o fare quest'altra terapia per quest'altra malattia? Sono due malattie completamente diverse, come fai a confrontarle? Bene, l'NNT le confronta, perché se la cura della malattia A ha un NNT di 20 e la cura della malattia B ha un NNT di 10, è chiaro che io devo scegliere la tua terapia 10 se devo scegliere, oppure cercherò di avere un numero più o meno bilanciato per tutte le malattie. Chiaro fino a questo punto. Adesso andiamo ancora avanti. Ma allora possiamo calcolare l'NNT per curare l'infarto del mio paziente, cioè glielo devo dare la cura o no al mio paziente, e confrontarlo per esempio con l'NT che serve per ridurre, per prolungare la vita di un anno negli incidenti sul lavoro o negli incidenti stradali o per il Covid o per quello che vuoi. Se noi facessimo questo, lo sai quante cose non si può, che sono fatte ogni anno, non avrebbe più nessun senso fare, perché avrebbero un NT immenso. Sì. E quindi si abbandonerebbe certe cose, si abbandonerebbe. No. Qui entriamo, passiamo, questa è la scienza. E poi c'è la morale. Poi c'è la morale, l'opinione pubblica, la politica con la P maiuscola, cioè c'è il politico che deve decidere quali sono le priorità. Io, tecnico, ti dico, l'NNT per questo è 10, per quest'altro è 100. Io non posso prendere posizione. Io ti dico semplicemente su cosa devi decidere. Ritorno all'esempio del Covid. L'NNT per salvare una vita di un paziente di 60 anni con il vaccino è tot. Devo vedere se conviene o no. L'NNT di non farlo, oppure l'NNT del vaccino AstraZeneca è tot, quello del Pfizer è un altro. Io ti do questi numeri, sei tu politico e poi devi decidere. Non è una decisione tanto facile. Però almeno si parte da un numero che è misurabile e confrontabile, se no rimaniamo dei soltanto discorsi dell'ideologia. Soltanto l'ideologia. Sì. Io appartengo all'ideologia, faccio in un modo, appartengo alla teologia, faccio in un altro modo. Sei stato chiarissimo, io spero che tutti capiamo, spero che mia figlia capisca questa spiegazione che tu hai dato. Quindi mi auguro proprio questo. Cari telespettatori, noi abbiamo sforato, vi lascio a questo, ci sarà ancora una puntata e quindi vi do appuntamento alla prossima puntata.